Benvenuti, siamo presso l'unità operativa di oncologia dell'ospedale Maggiore. Io sono la professoressa Molino, direttore di questa unità operativa, e oggi ho il piacere di presentarvi un progetto che finalmente siamo riusciti a realizzare, un progetto veramente innovativo e unico a livello nazionale: le postazioni multimediali sulle poltrone di chemioterapia. Una postazione multimediale personale che ogni singolo paziente può utilizzare con delle semplici cuffiette e in cui può avere accesso a tutti i canali della TV del digitale terrestre, ai canali della radio, alla musica, a tutta una serie di giochi, ma soprattutto, e questo direi che è veramente l'innovazione, può avere accesso a internet. Quindi può navigare a suo piacere in internet, può collegarsi con il suo indirizzo mail, può mandare mail, ricevere mail, può chattare con gli amici, può fare quello che vuole. Devo dire che l'azienda ha accolto con assoluto favore questo nostro progetto, ci ha aiutato moltissimo, tutti gli uffici competenti sono andati da fare, perché non era semplice, c'erano problemi anche tecnici da risolvere, perché in assoluto la prima esperienza non solo in azienda ma anche in Italia di questo tipo, però ci siamo arrivati alla fine. Devo anche ringraziare l'Andos che ha contribuito finanziariamente in parte a questo progetto. L'Andos è l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, l'Andos di Verona, molte donne dell'Andos sono qui a fare terapie, quindi sicuramente un'associazione sensibile a questo problema. Il Capobianco della Telecom, che è quello che ci ha assistito in questi anni e sicuramente ha fatto anche lui un grosso lavoro, perché come ho detto è la prima esperienza di questo tipo in Italia, per cui non so se vuole aggiungere qualche cosa. Ma intanto ringrazio la professoressa Molino perché ci ha dato l'opportunità di sviluppare una sua idea con delle tecnologie innovative e in una modalità, adesso viene chiamata cloud, la parola cloud è che Telecom ha ribattezzato nuvola italiana, si intende l'erogazione di servizi per pubbliche amministrazioni, enti privati, ma anche singoli cittadini, senza grosse infrastrutture in casa, ovvero sfruttando quelli che sono i servizi in rete, i data center. Chemioterapia, magari l'intera giornata della chemioterapia, qui era un momento per il paziente di sospensione della propria vita, cioè la vita era una cosa a casa e qui era un momento, una specie di bolla vuota, un momento qui, con la possibilità di telefonare, di scriversi, di chattare, di lavorare anche, ci sono persone che sono contente proprio perché possono continuare il proprio lavoro, abbiamo cercato di dare anche una continuità proprio alla vita, questo non è un momento a sé separato, ma è un continuo. Quindi noi speriamo, ma siamo sicuri perché abbiamo già avuto molti riscontri positivi, che i nostri pazienti vivano un po' meglio questa realtà, che non diventi più il posto dell'oncologia in cui si fa la chemioterapia, un momento pesante, ma un momento anche un po' più leggero, più gradevole. Ogni paziente, come dicevo, ha la sua postazione, ha le sue cuffiette, può scegliere di fare
quello che vuole senza disturbare i vicini, quindi veramente credo che sia una cosa ottimale. Noi siamo molto molto contenti, ci abbiamo creduto, siamo riusciti a realizzarlo, siamo veramente contenti.